giunti appunto alla 42esima edizione della mostra dell'artigianato. Non potevamo festeggiare in un giorno più bello con un'opera così grande il nuovo consiglio di amministrazione. Infatti nei giorni scorsi, come avete avuto modo di leggere, è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Roberto è stato nominato ancora vicepresidente e l'amico Andrea Camisasca, con tutto il suo entusiasmo, non poteva mancare a questo gruppo. E per cui benvenuto al nuovo consiglio di amministrazione, e vi dà il benvenuto al nuovo consiglio di amministrazione a questa importante e storica manifestazione. Avrete modo di girare la fiera, vedrete quanta passione e quanto investimento c'è in quegli stand. Giornate da una settimana, c'è addirittura chi sta redando il suo stand, e veramente dei piccoli capolavori li potrete osservare e li potete valutare. Questo vuol dire che gli imprenditori credono in questa manifestazione, credono in questa fiera, e il pubblico fino ad oggi non ci ha tradito. Alla presenza di Giorgio Merletti, presidente di Confartigianato, è stata inaugurata all'Ariofiere di Erba la 42esima mostra dell'artigianato, storico evento che quest'anno rinnova la sua vocazione al fare con cura, scegliendo di valorizzare le eccellenze italiane di tutti i settori della categoria. Dall'arredamento al tessile, dal benessere all'alimentare, la manifestazione promossa da Confartigianato Como e Lecco con il supporto della Camera di Commercio si svolge fino al 1° novembre in concomitanza con la settimana di chiusura dell'esposizione universale a Milano. Il mondo artigiano si offre come valida alternativa ad una filiera produttiva sempre più standardizzata e poco attenta alle esigenze individuali. Giunta alla 42esima edizione, la mostra dell'artigianato promuove un settore che ha saputo reagire con coraggio e intelligenza alla crisi economica degli ultimi anni. Con i suoi 40.000 visitatori provenienti dalla Lombardia, la mostra dell'artigianato rappresenta un'opportunità importante per le realtà produttive che fanno della realizzazione su misura e dell'attenzione al dettaglio la loro carta vincente. La mostra dell'artigianato all'Ariofiere si conferma negli anni una vetrina privilegiata in grado di accendere i riflettori sulle capacità creative di un mondo artigiano che, nonostante le difficoltà del mercato, non si dà per vinto e cerca sempre nuove strade per eccellere, inventando prodotti innovativi e guardando all'estero. Marusca Nava, in rappresentanza del comitato organizzatore, la mostra dell'artigianato propone anche quest'anno una serie di tematiche, vogliamo precisarle? Sì, anche quest'anno, un po' come sull'onda dell'anno scorso, abbiamo le aree tematiche, a partire dall'area natale, che quest'anno trovo è veramente spettacolare, perché sarà un po' il salotto italiano, per cui troveremo un po', come dire, troveremo casa. Devo dire che veramente il Natale quest'anno è particolare. Abbiamo l'area benessere, qui come al solito mi sento sempre molto coinvolta, oggi la cura della persona è sicuramente al primo posto, quindi anche lì ci sarà la possibilità di avere consulenza di benessere e bellezza. Abbiamo le nuove tecnologie, l'area moda che non poteva mancare, del resto siamo nell'area della moda e anche lì ci saranno in esposizione capi fatti da nostri artigiani, che peraltro hanno anche sfilato al Fuori Expo a Milano, quindi voglio dire delle eccellenze. Le aree tematiche secondo me hanno fatto la differenza l'anno scorso e la faranno anche quest'anno. Allora, come abbiamo detto, le aree tematiche, ad esempio l'area regale, in questo caso un artigiano che ha già identificato un po' quello che sarà il programma futuro di quest'anno, perché già parliamo di Natale. Certo, adesso parliamo di Natale, siccome mia moglie è creativa, prepara delle candele particolari, le confeziona, il nostro ruolo principale sono i quadri e le cornici, però aggiungiamo appunto quelle cose qua perché è una cosa un po' particolare per le feste natalizie, uno che deve fare un pensierino è l'ideale, ecco, diciamo. Abbiamo detto soluzioni per tutti i gusti, le tasche, siamo sempre per quanto riguarda l'area regalo, e c'è un progetto particolare che coinvolge il carcere del Bassone di Como, l'associazione Fuori di Testa, che ha allestito uno stand in occasione di questa mostra dell'artigianato. Lei è una volontaria, vero?
Assolutamente sì, io sono volontaria da 16 anni alla Casa Circondariale di Como e sono stata delegata dalla direttrice, la dottoressa Carla Sant'Andrea, a rappresentare la realtà produttiva, artigianale che si svolge da sempre nel carcere di Como, con mezzi di ripiego, con mezzi di fortuna, con materiale di recupero, perché è un po' questa la filosofia e l'ottica praticamente. Noi vorremmo portare davvero sempre lo slogan che ci contraddistingue, oltre a essere fuori di testa, il fuori sta, senso di dire, almeno lì concedetecelo, però la città nel carcere e il carcere nella città, per cui tutto va comunque recuperato, perché anche l'articolo 27 della Costituzione recita in maniera molto chiara e molto precisa che la pena deve comunque sempre tendere al recupero e al reinserimento del condannato. Con questo piccolo spazio vogliamo proprio dare la voce a chi in questo momento non la può avere, e vengono realizzate delle cosine che possono essere di un valore duplice nel regalo, cioè la manualità di queste persone in condizioni un attimino ristrette, perché è giusto che chi compia un danno alla società poi debba essere messo nelle condizioni di riparare, e questo è un esempio, per cui abbiamo dei pupazzi, abbiamo delle borse, abbiamo dei bastoni che sono l'ultimo esempio di un laboratorio che è stato allestito recentemente. Questo, ripeto, al di là proprio della qualità, è il messaggio che vogliamo mandare fuori, che insieme si fa insomma. All'interno del carcere abbiamo parlato di questa bella realtà, la cooperativa del carcere delle Bassone. Vogliamo specificare meglio la vostra attività? Allora, la nostra è un'attività di formazione professionale, di inserimento lavorativo, e noi abbiamo all'interno del carcere Bassone due laboratori, uno di creazione di accessori moda con materiali di recupero e uno di stampa 3D. E io volevo fare un ringraziamento particolare alla consigliera Maroni, perché i fondi per l'acquisto delle stampanti 3D, che sono anche piuttosto sostanziosi, li abbiamo ricevuti grazie a lei, che in prima persona si è presa in carico appunto di recuperarci i fondi per poter portare avanti questo progetto. E i detenuti imparano un lavoro e con il ricavato di queste lavorazioni riescono anche ad avere uno stipendio all'interno del carcere. Come delegato, con la delega del Presidente per collaborare, per fare da trade union tra il Consiglio d'amministrazione e il Comitato, ho appunto questa delega all'organizzazione della mostra mercato. È con piacere che abbiamo organizzato questa 42esima edizione, e dire 42 è un bel numero, quindi vuol dire che la fiera, la mostra funziona molto bene. Ci abbiamo dedicato parecchio tempo, soprattutto nelle ultime settimane. La fiera segue un po' il filone dell'anno scorso, quindi già l'anno scorso siamo partiti con un rinnovamento, abbiamo continuato anche quest'anno su quella linea. Come diceva giustamente il Presidente, parlando di artigianato, quindi arte, abbiamo avuto la fortuna di avere al nostro fianco Salvatore Fiume per ricordare il centenario con queste opere, con un'opera all'inizio. Poi all'interno della fiera abbiamo le varie aree, che sono ovviamente quella importante del mobile e dell'arredamento, l'area benessere, l'area moda, l'area food, e quindi diciamo il filone continua migliorandolo rispetto all'anno scorso. Una nuova iniziativa che abbiamo avuto anche per fare un collegamento con Expo, la trovate all'interno, che è parte di quello che è il muro del padiglione di Tokyo che c'è ad Expo 2015, che così in questa settimana, anzi più che settimana, negli ultimi giorni siamo riusciti ad organizzare con parecchia fatica ma con estrema soddisfazione, grazie anche al Politecnico di Lecco, a portarlo al nostro ingresso per, diciamo, rendervi un po' partecipe tutti ad Expo 2015. Magari in questa occasione, per chi non ha potuto o non ha voluto fare le 8 ore di media per entrare al padiglione giù ad Expo, può almeno ammirare una parte del muro. Spazio anche all'area benessere, per la prima volta a Chilili, alla mostra dell'artigianato all'Ariofiere, con uno spazio sicuramente arioso, la possibilità di conoscere quelle che sono le prestazioni che vengono poi erogate nel negozio, nel punto vendita, nel laboratorio di via Mainoni ad Erba.
Sì, noi è il primo anno che abbiamo fatto questa fiera, noi abbiamo intenzione ovviamente di presentare il nostro istituto, quindi tutte le nostre novità, in quanto oltre a essere un centro benessere abbiamo aperto da poco anche un'area fitness, quindi noi in fiera proponiamo appunto tutti i nostri trattamenti con delle scontistiche particolari, ma la novità in assoluto che vogliamo presentare è appunto T-Shape, che è questa apparecchiatura, una nuova tecnologia che lavora su viso e corpo, una tecnologia che ha all'interno tre tecnologie, quindi andiamo a lavorare con radiofrequenza, vacuum e infrarosso, è una tecnologia che dà dei risultati importanti sia su viso e corpo in poche sedute. I prezzi sono allettanti e ovviamente in fiera noi abbiamo delle scontistiche molto molto particolari, quindi vi aspettiamo numerosi e ovviamente non dimentichiamoci tutti i nostri prodotti, dalla linea Gilles Canier, quindi tutta la linea trucco a 9 euro, quindi a prezzi veramente formidabili, tutta la linea Yankee, quindi la Yankee Candle con dei prezzi veramente importanti, scontati tutti del 15%, e ovviamente tutti i nostri buoni, dove appunto potete già pensare al Natale regalando benessere. Quindi io vi aspetto numerosi e vi aspettiamo, insomma. C'è anche chi ha pensato di unificare in un unico stand quelle che sono le cinque aree tematiche che così rappresentano, configurano la mostra dell'artigianato 2015 all'Ariofiere e la Franchi Laser di Proserpio. Siamo affacciati a quello che è un ampio finestrone che poi dà sull'interno dello stand decisamente variopinto anche in clima autunnale. Sì, finalmente siamo ritornati all'artigianato, avevamo avuto un'assenza di qualche anno e abbiamo voluto portare delle novità in tutti i sensi, nel senso che quest'anno, a differenza degli altri anni, non vendiamo nulla qui, ma siamo solo qui per promuovere dei prodotti nuovi e per promuovere la nostra nuova apertura dello showroom che avverrà il 23 novembre e quindi invitiamo tutti i nostri clienti e non a venirci a visitare. E come dicevi tu, abbiamo portato la Franchi Laser, no? La Franchi Laser che è carpenteria, alle nostre spalle c'è la carpenteria, per far capire che dalla carpenteria poi nascono tutti questi prodotti di design. Ecco, questa è la Franchi Laser, il nostro cliente la può vedere in tutti i suoi 360 gradi. Certo, la possibilità di mettere a disposizione anche l'alta tecnologia nella progettazione e nello sviluppo a quella che è l'area tematica dei regali in vista delle prossime festività. Difatti il nostro obiettivo è quello di promuovere gli oggetti di design che abbiamo portato qui oggi, che non sono assolutamente tutto quello che abbiamo ma è solo una minima parte, quindi invitare i nostri clienti a venirci a trovare a Proserpio e soprattutto far capire quello che è la nostra potenzialità. I nostri prodotti che abbiamo esposti qui in questi 9 giorni di fiera sono solo degli esempi. Il cliente ci può chiedere tranquillamente il pezzo singolo e progettato anche da lui, basta uno schizzo e noi lo realizziamo. C'è anche la possibilità, girando tra gli stand, di scoprire delle vere e proprie novità anche in termini in fatto di salute, ad esempio i bio-occhiali. Di cosa si tratta esattamente? Allora, bio-occhiali non perché siano fatti di materiale biologico, perché bio significa vita e quindi occhiali che ridanno vita agli occhi. E sono degli occhiali che, come vedete, sono neri. Hanno tanti forellini che ovviamente sono disposti in modo ben particolare, specifico, strutturati, tronco-conici per esempio, eccetera, hanno delle caratteristiche particolari. Non hanno assolutamente lenti, ma permettono a chiunque vede male di vedere meglio nell'immediato. Ma la cosa migliore è che l'occhio è stimolato nella sua funzione e può pian piano recuperare la capacità visiva. Allora, da miope posso garantire che funzionano. Eh sì, direi anche per il presbite, l'ipermetrope, l'astigmatico, si vede meglio immediatamente, ma questa è una legge fisica, ci sono degli anziani che passano nel mio banco e dicono ma è un trucco, basta far così, fare un forellino piccolo si vede meglio, ma io spiego che questo è il principio fisico per cui si vede meglio subito, ma poi c'è il miglioramento dato dal movimento impercettibile che gli occhi fanno nella ricerca della migliore immagine attraverso e fuori, questo stimola la funzione visiva. Una ricerca che è partita da una storia personale.
Nel mio caso sì, io ho avuto una bimba che ha avuto problemi molto seri agli occhi, una cecità prima da un lato e poi dall'altro, la medicina ufficiale mi ha detto sua figlia sarà ipovedente e ho scoperto per caso che esisteva un metodo, detto metodo Bates, per cui si sosteneva che stimolando gli occhi si può migliorare la capacità visiva anche in un caso limite come quello di mia figlia, cioè senza cristallini. Ho studiato, ho insegnato il metodo, ho scoperto che c'era uno strumento similare a questo, un pochino più difficile da usare, e mia figlia ora ha 16 anni, va in giro senza lenti, quando la prescrizione era 20 diottrie. E quindi per me è stata una missione quella di far conoscere a più persone possibile il fatto che la vista poteva migliorare e che non per forza bisognava diventare dipendenti da lenti a vita. Vogliamo dare anche qualche indicazione per quanto riguarda il vostro laboratorio? Niente, noi siamo i produttori di questo tipo di occhiali. Questi occhiali sono rivenduti in farmacie, erboristerie, negozi del biologico, trovate l'elenco dei rivenditori anche ad Erba, noi siamo ad Erba in questo momento, c'è un'erboristeria che si chiama Qui Bio ad Erba che li rivende, comunque l'elenco è sul sito www.vistaserena.it, lì trovate l'elenco dei rivenditori, trovate dei video dove spiego un po' tutti questi principi, del fatto che non solo migliora la vista ma migliora anche la postura, perché gli occhi sono il radar del corpo e chiunque ha un difetto visivo ha un difetto posturale che alle volte può portare a mal di collo, mal di schiena, per cui si va a riabilitare anche la postura, e ci sono osteopati chiropratici che utilizzano questo tipo di occhiali per questo miglioramento. Ho letto ieri l'articolo sulla stampa e mi è piaciuto il titolo, il fare con cura. Vedete, io innanzitutto saluto tutti, ovviamente, chiedo scusa. Io incrocio questa mostra, penso 26-27 anni fa, per caso. E quello che mi è balzato all'occhio venendo era appunto le cose fatte con cura, con pezzi unici che difficilmente si trovavano. Io ho una falegnameria in ferramenta, per esempio, e sono rimasto stupito. Da lì poi ogni tanto ci torno, ogni tanto, ho fatto un certo periodo che venivo solitamente, e poi no, poi vengo, vabbè. Comunque quelle rare volte ho trovato che non ci sia questo massimo comune denominatore fra gli espositori, raramente. Poi arrivano gli anni difficili, è stato detto, da una crisi finanziaria è diventata una crisi economica, poi una crisi relazionale che ha impattato pesantemente sulle persone. E l'artigianato, la piccola impresa, quasi quasi è diventato colpevole di tutto. Indennismo d'impresa, tutte quelle belle balle lì. E quel saper fare, l'artigianalità, è scomparsa come un fiume carsico, è andato sotto. Improvvisamente è riapparso. Io credo che le 150 imprese in difficoltà che sono al Ministero dello Sviluppo Economico non sono quelle imprese che erano la rovina dell'Italia, secondo qualcuno. Quelle ci sono ancora. Tanto è che se voi guardate la televisione, eccetera, la pubblicità che spesso c'è, molte imprese multinazionali si appropriano di un termine di artigianalità, che non è loro, non è loro. Non è loro perché per fare quei prodotti bisogna pensare così. Sono cose fatte bene, qualcuno dice a mano, sono tutte balle. Cioè, ecco un altro stereotipo da accantonare. La manualità, sanno lavorare bene a mano, sono tutte balle. Lavorare con la piccola impresa è bello soprattutto per i professionisti, designer e quant'altro, perché l'imprenditore ha la conoscenza completa del ciclo produttivo, dalle materie prime alla progettazione e alla costruzione, ciò che non si trova nella grande impresa. Vi dicevo, questi prodotti fatti in un certo modo, io all'Italia Makers Village ho visto pochi mesi fa, mese scorso, quando ho fatto la rappresentazione dell'abbigliamento, degli abiti fatti nelle vostre province, e questa signora mi dice: ma vede, se lei lo gira va bene, lo può mettere tranquillamente anche al rovescio. E io non ci credevo, era vero,
Allora io dico che per fare le cose così bene, con una cura maniacale, come dicevo prima, bisogna pensare così. E se pensare così, per fare le cose bene, si usa il pensiero, la mente, io penso che la mente non abbia dimensione. Quindi per fare le cose bene non serve necessariamente essere piccoli, bisogna pensarle. E noi quasi tutti lo pensiamo, altrimenti ci avrebbero spazzati via da questo mercato. Come Confartigianato cosa dobbiamo fare? Lo stiamo facendo, perché inevitabilmente il salto successivo, poi faccio in fretta, è il made in, meglio, il fatto in Italia che mi piace di più, fatto interamente in Italia. E qui c'è il gioco sull'Europa. L'Europa aveva quasi fatto l'iter parlamentare, mancava il Consiglio europeo, però purtroppo non è stato neanche messo all'ordine del giorno e in quel semestre avevamo noi la presidenza. Il Parlamento l'aveva finito, quindi bisogna credere anche in queste cose se vogliamo veramente fare il bene del nostro paese e farlo ripartire. Molte piccole imprese in difficoltà, avendo perso l'impresa di riferimento più grande, hanno girato le maniche indietro e sono andati sul mercato internazionale. E quindi sul mercato internazionale, piace o non piace, noi ci siamo, aiutiamo questo paese. Ecco, noi vorremmo che anche la politica facesse suo queste cose per andare incontro e portare a termine con determinazione, come stanno facendo delle norme in Italia con determinazione, andare a Bruxelles e picchiare i pugni sul tavolo. Però mi viene un dubbio, sapete, ho dei dati che sono stati presentati dal nostro ufficio studio alla recente convention delle categorie. Le importazioni delle multinazionali, passatemi, tascabili italiane, all'estero verso l'Italia. E qui sta il gioco. Nel 2013, su un semestre, avevamo un aumento dell'export in volumi del 26,7%, con un aumento della produzione dell'1,6%, dove sono andati a prendere gli altri 25%. Allora, io credo che chi è contro il made in, troppo comodo dare la colpa alla Germania, ai paesi del nord, io credo che chi è contro il made in sta in Italia. E la politica qui deve tirare fuori gli attributi e vedere un po' di mettere le cose a posto, altrimenti questo paese difficilmente si riprenderà. Eccoci all'area food, come di consueto alla Rio Fiera, numerosi gli stand che rappresentano la grande tradizione gastronomica italiana. E qui siamo? Sardegna, l'originalità della Sardegna, con tutti i prodotti, formaggi, salumi, soliti prodotti che portiamo da diversi anni. Speriamo che anche quest'anno dia il suo successo, come tutti gli anni, che la gente apprezza tantissimo questi nostri prodotti. Allora, dai salami ai formaggi, di tutto di più, cioè, manca... c'è la bottarga, il pane carasau, il cannonau, diciamo i prodotti della nostra terra. Allora, una particolarità sono i vostri formaggi stagionati. Sì, questo è il fiore sardo DOP, che è fatto al latte crudo, non è pastorizzato, ed è un formaggio che si presta a mangiare sia così e per fare il pesto, per fare con noi lo usiamo anche con della pasta, che sarebbero i malloreddus. Questa pasta qui. Con un pezzettino di salsiccia li facciamo alla campidanese e con questo si sposa non bene di più. Si può mischiare anche col parmigiano, perché c'è alcuni che non piace il sapore, perché questo ha un sapore particolare, però se uno vuole mischiare col parmigiano questo si sposa benissimo. Poi abbiamo i soliti formaggi, abbiamo il formaggio misto, questo è un formaggio misto, pecora e mucca, molto buono. Poi abbiamo le ricotte, quest'anno abbiamo portato anche la ricotta affumicata, buona. Anche la grande produzione valtellinese, la gastronomia, da dove venite? Noi veniamo da Cosio Valtellino, nella Bassa Valtellina, e tanti anni fa abbiamo cominciato già a fare questa fiera, dopo per 5-6 anni ci siamo dedicati solo alla produzione e ampliare la nostra gamma e quest'anno abbiamo deciso di ritornare. Abbiamo detto, grande tradizione valtellinese, ma avete anche qualcosa di particolare, vero? Noi, tradizione valtellinese, vabbè, i funghi e il nostro proprio tradizionale sono i pizzocri della Valtellina, il pan di segale e le visciole, che sono tutte produzione del nostro piccolo centro artigianale e penso che siano molto buone. Allora, innegabile, gli aromi naturali coinvolgono il visitatore all'interno del padiglione A, e allora scopriamo da dove arrivano questi aromi.
Noi abbiamo una selezione di tè e tisane biologiche e utilizziamo nelle nostre miscele solamente aromi naturali, quindi prendiamo le erbe singole e misceliamo per fare i blend, insomma, di tè e di tisane. Quindi agricoltura biologica? Sì, è tutto agricoltura biologica certificata. Ecco, voi sulla vostra presentazione avete anche un praticamente quello che è un impegno, il riciclo. Sì, esatto. Noi, come si può vedere anche dall'allestimento del nostro stand, cerchiamo un po' di riutilizzare tutto, sia i materiali sia anche i prodotti, quanto pochi sanno ad esempio che anche le foglioline di tè possono anche essere riutilizzate come ad esempio nelle piante, come organico per le piante eccetera, quindi si può utilizzare anche le foglioline per tanti scopi. Viaggio sicuramente interessante. Di dove siete? Noi di Lecco, in centro storico a Lecco. Spazio anche all'arte con la maiuscola per quanto riguarda la mostra dell'artigianato, uno spazio espositivo con i quadri di Salvatore Fiume. Ne parliamo con il curatore dell'allestimento che rappresenta la famiglia, Paolo Ruocco. Come avete accolto questa proposta da parte di Lario Fiere di mettere a disposizione gran parte del vostro patrimonio? Beh, siamo stati felicissimi intanto perché l'occasione è il centenario dalla nascita, quindi il 23 ottobre che era ieri abbiamo potuto allestire questa mostra che dà una piccola idea dell'attività di Fiume, che è un'attività molto ampia e poliedrica. Siamo felicissimi perché già con Lario Fiere abbiamo collaborato tante volte, abbiamo trovato una, come sempre, un'accoglienza e uno staff meravigliosi che ci hanno aiutato al massimo, e quindi speriamo che questa cosa che ci fa molto piacere faccia piacere anche ai visitatori. Ecco, avete adottato una linea per quanto riguarda la scelta dei lavori? Sì, abbiamo adottato una linea che da un lato illustra una creazione assolutamente originale di Fiume, che è l'isola di Stato, ovvero sia l'idea di un'architettura in cui ci si può vivere e abitare a forma di o di animale o di uomo, quindi antropomorfa o zoomorfa. Dall'altro lato invece abbiamo voluto esporre un altro tema molto caro al maestro Fiume, che è la donna, quindi in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue declinazioni di paesi e di forme, di colori. Un intero padiglione, quello centrale, come vedete, dedicato alle soluzioni per l'arredamento, sicuramente abilità e qualità dei manufatti e dei servizi che hanno reso unico ed invidiato in tutto il mondo il nostro Made in Italy, che ha contribuito così a sostenere l'economia nei momenti più difficili, tenendo alto il prestigio della produzione italiana e garantendo l'occupazione. Come detto, padiglione centrale dedicato all'arredamento, alle maggiori soluzioni individuate dai produttori Brianzoli e non per quanto riguarda il settore. Quarantaduesima mostra dell'artigianato all'Ario Fiere di Erba, aperta dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 22.30, il venerdì dalle 10 alle 22.30, il sabato dalle 10 alle 22.30, la domenica dalle 10 alle 20. Per informazioni www.mostraartigianato.com.